Eccoci qua. Allora, qui no, adesso parliamo di cose un po' più, diciamo, serie, non che quelle erano cazzate, però, come dire, spesso ci si divide su queste cose. Ecco, il messaggio che io voglio dare, e che spero che anche voi condividiate, è di non, appunto, dividersi su queste cose, perché è la strategia del nemico. È la strategia di chi realmente governa. Siete d'accordo? E quindi di cercare di andare a fare le battaglie quelle reali, vabbè, e, insomma, di cercare di riflettere su certe cose senza dividersi su questi argomenti. Adesso appunto parliamo di cose un po' più serie. Avvio la parola. Vai, cominci tu, Marco. Vabbè, sinceramente ormai la storia di... Vai, Marco, vai. Ah, no, vabbè. Visto che ormai la storia di Matt, infatti l'hanno tutti, infatti magari la facciamo poi riassumere brevemente anche da lui con gli aggiornamenti sulla situazione, sul caso legale di Santo Sacci in Australia, vi interessa? Parliamo di direttamente della fondazione che abbiamo fatto io con Matteo, che l'abbiamo chiamata Fondazione Matt Bonifacio, che ora non abbiamo il website, abbiamo però una pagina Facebook, però ovviamente a cui è collegato ovviamente in concomitanza anche il sito di Matteo, sovranitaindividuale.it, in cui, ragazzi, parole povere, molto semplici, abbiamo, non so come dire, la lettera legale per ogni evenienza, quindi sia essa una LAC 1, LAC 2. Abbiamo fatto anche una lettera legale insieme a Matteo, che l'abbiamo chiamata l'ultimatum file, e vi posso dire che il nome rende bene l'idea, e quindi insomma questo era un passo importante, perché appunto innanzitutto per tanto tempo col file antistruzzino che ho fatto io più di un anno fa, iniziavamo già appunto a non pagare dei debiti illegittimi. Adesso è anche arrivato il momento, tipo con l'ultimatum file, di iniziare anche a richiedere i soldi pagati indebitamente indietro, che non mi sembra poco. Questa è un'azione importantissima che stiamo facendo, abbiamo, come ho detto, già tutte le lettere pronte per ogni evenienza. A presto speriamo anche di aprire una linea telefonica, per ora ci potete contattare tramite appunto il sito di Matteo, appunto sovranitaindividuale.it, e la pagina della fondazione su Facebook chiamata appunto Matt, Fondazione Matt Bonifacio. Insomma, con calma rispondiamo a tutti, però insomma... Matteo, io sto qui a Bangkok, quindi seguo con Matteo. Matteo sta lì a Roma, sul territorio italiano, e vi posso dire che sa benissimo come rispondere a ogni cosa, perché le banche tante volte, anche quando sanno che hanno torto, che gli mandi la lettera legale giusta, provano sempre a fare i furbi fino all'ultimo. Quindi se non hai uno come Matteo in Italia che ti segue su tutto, su ogni cosa, magari tu stai facendo la cosa giusta, ma legale, e non te ne rendi conto, e loro riescono a convincerti che stai sbagliando. Quindi capisco adesso perché tante persone, invece di semplicemente scaricare il file, perché io, come Matteo, abbiamo messo tante volte l'Etsy a disposizione di tutto, però tanta gente preferisce rivolgersi a una persona che li aiuta nel caso a capire cosa è successo, che lettera hanno mandato prima. Sembrava facile, appena abbiamo iniziato a farlo, cioè, ragazzi, ci vuole veramente tanto tempo, bisogna sapere esaminare il caso, ciò che è successo prima, e Matteo su questo qua è un esperto, e quindi mo vi dirà lui magari altre cose su tutta questa cosa qua. Sì, grazie Marco, cioè mi aspettavo tutte queste lodi, sono contentissimo, sei stato gentilissimo, però effettivamente sono d'accordissimo con te. Molte volte le persone non si rendono conto, scaricando, usando comunque una lettera, cosa c'è scritto dentro e cosa stanno facendo obiettivamente. Ci sono infatti molte lettere online, e diciamo, almeno quella che si trova nel mio sito, e parlerò solo di quella, della LAC, ha una linea che è oggettiva e si basa sempre solo sul debito. Non è che fa proclami o dichiara determinate cose basate su altri fatti che non riguardano il mutuo o il prestito o il debito di Equitalia, cose del genere. Per cui molte persone sono confuse perché usano strumenti già complessi per come sono, e talvolta sono anche intricati, e tante volte diventano anche illatorie. Infatti molte volte sono stato contattato da tante persone e ho detto: guarda, ho mandato
NAC e ha avuto problemi con la banca perché non sapevano proseguire, sia loro non sapevano proseguire, sia certe cose erano state reputate illatorie. Allora abbiamo creato determinati format per poter rispondere anche a queste esigenze, per rafforzare quelle cose dette e ripulire, diciamo, i concetti e supportare comunque un'azione lecita, perché che tu lo faccia con una NAC o con una LAC, stai dicendo la verità, stai dicendo mi state truffando sì o no. Noi abbiamo, diciamo, io ho avuto molta esperienza sul campo, ho aiutato tantissime persone, ormai sono passati almeno 2 anni e mezzo dalla prima lettera che abbiamo inviato, ne ho lette tante di risposte, giustamente ci ho fatto un po' il callo e so come interpretare tutte le eventuali risposte, sì. E devo dire, ci provano in tutti i modi. Ovviamente una persona che manda la prima lettera, dice, poi cosa succede? Ti fanno delle dichiarazioni che intimidatorie, che tra parentesi non sono intimidatorie, ma sono sempre un tentativo, che possono e possono vincere su queste basi perché la persona è preparata. Noi cerchiamo di dare forza a queste persone, cerchiamo di dare risorse a chi collabora con noi, cerchiamo di continuare a fare questo lavoro, anche perché sia Marco che io l'abbiamo sempre fatto a livello gratuito perché comunque era necessario prendere una posizione in merito a queste responsabilità. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo messo online quello che dovevamo mettere, però c'è stata un'esigenza di chi ci ha contattato. Noi volevamo dare, per esempio, io nel mio sito www.sovranitaindividuale.it volevo dare il modo per poter, diciamo, avere una cognizione di quello che si faceva, cioè volevo trasmettere quello che io sapevo. Però molte volte, come ha detto Marco, alla persona non è che non interessa, ma è complicato, non hanno il tempo, sono schiavi, gli è stato tolto il tempo e il tempo lo stanno usando contro di loro. Per cui, visto che ho impiegato del tempo, diamo noi una mano a loro e cerchiamo di prendere tutti i casi, ma qualsiasi caso, e tra l'altro l'aspetto etico della nostra fondazione è che vuole comunque diciamo aiutare tutti sotto un compenso, tra virgolette, equissimo, che ci permette a noi di continuare a lavorare, di dare lavoro a chi vuole collaborare con noi e cercare di sostenere questa fondazione che mira a essere comunque indipendente, a dare servizi a tutti quanti, anche a un certo livello, strutturale, professionale, costanza, come ha detto Marco, vogliamo creare un numero di telefono per supportare tutti a livello umano. E ogni 10 casi noi cerchiamo di prendere un caso gratis, o comunque vorremmo fare tutti gratis, però non ce lo possiamo più permettere, perché almeno io a un certo punto ho detto o faccio o continuo a aiutare le persone, però mi chiedo qualcosa, se no devo smettere, perché comunque non ero più messo in grado. Quando mi sono reso conto che molte volte mi sono sfruttato da solo, comunque c'era la pretesa etica, perché tu fai una cosa di valore allora la devi fare gratis, cioè è un trabocchetto, ci stavo cadendo anch'io, mi ero reso conto che mi stavo un po' distruggendo, e per portare avanti questa fondazione e per farla crescere noi adesso non ci vergogniamo a dire aiutateci a portare avanti il nostro intento, perché non ce la possiamo fare a farlo da soli. È una cosa troppo grossa e dobbiamo avere la struttura, dobbiamo essere forti. Cioè i nostri antagonisti ci hanno pure i carri armati, noi ci abbiamo, la troviamo anche un computer decente, per cui dobbiamo un attimino armarci e cercare di sostenere a vicenda chi sta facendo qualcosa per potergli permettere di farlo meglio. Ecco, questo è il punto della fondazione. Cioè, abbiamo tanti file già a disposizione, come il mio caso, le memorie del caso che ha prima menzionato Marco, ossia l'intervento che abbiamo fatto pure prima nell'intervista precedente. Il mio caso, perché io sono stato denunciato per calunnia e ho sovvertito la questione a livello giuridico, perché ho rielaborato la cosa da sovrano. E non stando sotto quella giurisdizione, diciamo, adesso dovrei sprecarmi davvero tanto tempo, cioè io invito tutti quanti a leggere questo articolo, che sono le memorie che sono riportate nel sito www.sovranitaindividuale.it, nell'articolo Matteo Cerasuolo, ingiustamente indagato, onorevolmente difeso. Proprio ci si rende conto di come davvero da esseri umani riusciamo a far valere la legge, anche se la diciamo al contrario, la verità ha un valore ineccepibile, cioè una cosa insminuibile che non può essere rifiutata sull'oggettività della stessa. Quando tu dai oggettività sulla base di un'accusa
basata su un presupposto, su un, diciamo, su un pregiudizio, si, si vince. E noi quando abbiamo il coraggio di riconoscerci esseri umani e non più cittadini vittime di queste giurisdizioni perverse, machiavelliche, noi vinciamo. Perciò i valori umani, questo è quello che vuole fare la Fondazione. Adesso abbiamo fatto una class action con Santos Bonacci, abbiamo dichiarato l'essere umano, comunque Santos Bonacci in questo caso, mio carissimo fratello, che è stato prigioniero per 9 giorni e rapito da questi sceriffi che volevano fargli pagare un pedaggio. Lui, no, non avendo pagato un pedaggio, adesso i soldi sono aumentati, sono andati ad arrestarlo, perché lo schiavo deve pagare il pedaggio. Cioè non è che viene chiesto, viene imposto. Questa è la differenza. Cioè quando c'è imposizione, c'è induzione in schiavitù. E abbiamo fatto una class action proprio per rivendicare questi fatti. Perché quando uno Stato va da un cittadino e lo va a arrestare per delle cose del genere, se tu non hai ammazzato qualcuno, tu non stai facendo un crimine. Come ho detto prima, la legge è fatta in due modi. C'è la legge amministrativa e la legge penale. Se tu per amministrazione diventi un criminale, si vede che quella legge non funziona. Perché il criminale lo è chi fa un danno a cose o persone. Visto che lui non ha fatto danni a cose o persone, non ha fatto neanche cose pericolose, ma non ha pagato un pedaggio, tu non lo puoi arrestare. E noi stiamo cercando appunto di far valere questo diritto, questi diritti umani, che sono fondamentali e isminuibili, attraverso questa class action che invito a visitare sul sito class action per Santos Bonacci Now, perché ci sono 2 versioni, la più recente, quella rivisitata. Ecco, adesso infatti la rivisiteremo ancora, perché adesso è uscito Santos, abbiamo già inviato a Modifax e come raccomandata alle corti che Marco conosce benissimo, che lui, voglio dire, noi ci siamo fusi anche per questo, perché dobbiamo comunque cercare di creare valore. Noi aspiriamo a tante collaborazioni. Per esempio un nostro amico è Tamburro, Salvatore Tamburro, una persona eccezionale che sta facendo tanto, a livello parlamentare pure, sta facendo tante consulenze, voglio dire, sta davvero portando la verità, e noi aspiriamo davvero alle eccellenze che ci sono in Italia. Poi, voglio dire, già con me e Marco, diciamo, stiamo lavorando tanto, devo dire, siamo anche, poi alla fine uno rimane anche sorpreso, piacevolmente sorpreso, quando incontra sempre una difficoltà diversa, perché comunque poi alla fine sembra che tu hai fatto una lettera di accettazione e poi hai risolto tutto, è diventato uno standard. Invece c'è sempre una cosa diversa, e all'inizio, diciamo, si crea il problema e dice, ok, adesso come faccio? Si trova sempre la soluzione. Quando tu oggettivamente fai parlare la verità, tu riesci a trovare il filtro per smentire tutte le bugie. È come tu accendi un fiammifero in mezzo al buio. Cioè ci basta poco, basta davvero poco. E noi abbiamo molto, abbiamo un falò, abbiamo un grosso intento, abbiamo coraggio, però stiamo cercando anche di creare una realtà che non si basa solo sul nostro intento, ma la rivendicazione dei diritti umani, perciò tutti quanti sono invitati a partecipare. Ecco, non so che altro dire, potrei parlare per altre 2 ore, però Marco potrebbe già far presente, per esempio. Ma vi potrei dare un'idea su come spenderemo i soldi che chiediamo per le lettere, perché ovviamente, come dice, non ci possiamo permettere già nel condizioni normali di non farle pagare, ma vi posso garantire che verranno, i soldi che guadagneremo verranno spesi bene, perché già adesso offriamo una serie di servizi, cosa che forse non dico, ma forse nessuno in Italia ancora offre, cioè, come stesso, proprio perché alcune lettere legali, tipo quelle per dire canone Rai o quelle per la sovranità di un bambino, quelle addirittura le pose Matis a tutti. Più abbiamo già tantissimi, cioè io c'ho solo io, sono una rete di quante iniziative legali mie già vecchie che volevo, che abbiamo fatto. Ho trovato il modo insieme a Matteo, solo che ragazzi, per fare queste iniziative, scrivere cose, so che bisogno, i soldi sicuramente aiutano su questa cosa, no, per le lettere legali le useremo per finanziare tutte queste idee, perché ne abbiamo veramente tantissime, già adesso siamo, cioè, un bel supporto, non, cioè, legale non, a tutte quelle persone che hanno tantissime difficoltà proprio nei confronti di Banca Equitalia, anche perché
le legislazioni che queste banche violano, questi enti o istituzioni nazionali, non sono solo nazionali, tipo, che, quindi tutelati dalla Costituzione italiana, ma anche internazionali. Cioè ci sono dei, il più importante che dico da tanto tempo è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che, cioè ragazzi, quella è, chiunque per il solo fatto di essere un essere umano può appellarsi a quei diritti. Quindi ogni volta che una banca, uno Stato, un qualsiasi ente, sia esso pubblico o privato, commette dei reati tipo schiavitù, perché qua di schiavitù si tratta, ragazzi, sta violando delle precise legislazioni internazionali, e quindi noi ci possiamo fare tranquillamente appello su tutto ciò che riguarda Equitalia, banche, all'interno, le ho vedete tante volte, le ripeto sempre, l'ICC, che sarebbe l'International Crime Court, che sta all'AIA, come anche appunto, visto che violano la dichiarazione dell'ONU del 48, alla stessa Corte di Giustizia delle Nazioni Unite. Raga, ogni cosa fate, avviate sempre qualcosa di legale in Italia, quindi tutto ciò che può essere giudice di pace, tribunali, citazioni in tribunali, ma la stessa cosa avviatela anche a livello di tribunale internazionale, ovviamente quello di competenza che ha la legittimità giurisdizionale del caso in cui siete. Se è una cosa, quindi a livello umano, quindi come queste cose veramente di schiavitù, queste schiavitù, tortura veramente, cioè appellatevi a tribunali in questi diritti internazionali, che sono diritti umani, cioè, anche se uno fosse apolide, tu per il solo fatto che sei un essere umano godi di questi diritti, anche se la dichiarazione, anche se la tua nazione nemmeno esisteva nel 48, tu godi comunque di questi diritti. Marco. Appunto, che possiamo tra l'altro, scusami, che possiamo tra l'altro far valere, veloce, guarda, finisco subito. Ah sì, scusami. Quali sono i limiti? Cioè, perché a questo punto anche Berlusconi si potrebbe appellare a quella famosa carta del 48, no? Quali sono i limiti? Che se sei un delinquente... Vabbè, dipende dal reato che sei accusato. Appunto. Se tu sei accusato... siamo vittime. Una vittima. Sì, no, quei danni... Ma a me non mi sembra una vittima. Infatti, scusami, mi permetto, i canoni della sovranità, comunque di queste... Io non è che ho usato la legge per sovvertire la legge. Io per la prima volta ho usato la legge per creare giustizia, e la legge non si può usare ingiustamente. L'hanno sporcata loro, creando, diciamo, fondendo queste due realtà di legge reale, appunto quella che viene applicata se tu ammazzi, se tu rubi, se tu frodi, se tu offendi, se dici falsità, se crei danno, se fai male a qualcuno. E l'altra è amministrativa, l'hanno fusa insieme e hanno creato una realtà distorta. Noi stiamo rifondendo, diciamo, cioè stiamo buttando via quello che è una violazione dei diritti umani, perché se questi trattati che sono stati fatti sulle persone di età giuridiche vanno addosso, nuociono alle entità fisiche, effettivamente sono delle truffe proprio anche machiavelliche. Ci sono dei giri pazzeschi. Qua uno dice è il politico che sta facendo questo, no, sei tu che gli dai il consenso, perché non perché l'hai votato, perché tu sei lì come cittadino, perciò ultima ruota del carro, sei un contribuente, sei una risorsa umana, sei un bond sfruttato dal SEC, cioè scusami, sfruttato dalla Repubblica Italiana, e anche depositato, che è anche depositata presso il SEC, perciò stiamo parlando di un'attività commerciale che tratta di esseri umani. Cioè, se tu ti parli da schiavo, puoi dire ok, padrone mio, non mi frustare più, e quello dice vabbè, mo decido io. Cioè, fin quando noi facciamo richieste, c'è la discrezionalità di chi può rispondere e dire sì, no, boh, vai in carcere. Capito? Quando invece ti parli come valore umano, non come cambiale, perché dice quando vieni al mondo con i debiti. Non è vero, appena vieni al mondo sei libero, poi ti accollano un numero, è là che c'è il debito.
Per cui noi dobbiamo dissociarci da quel timbro che ci hanno fatto a, non ce l'hanno fatta a pelle, ma ce l'hanno fatto su un documento, perciò è ancora più facile buttarlo via e dire io non sono un cittadino, io sono un fratello d'Italia. Questa non è non può essere ancora una realtà da sostenere, non può essere ancora la situazione che dobbiamo vivere. Cioè, tra l'altro è difficile, certo, capirla, perché tutti i giorni siamo drogati da prodotti che anche nei supermercati ci intontiscono. C'è la Star, e lo dico qua, vediamo se mi smentiscono, mette il glutammato dentro ai dati Star, e il glutammato è una cosa che fa malissimo proprio alla formulazione dei pensieri, cioè intacca proprio il sistema nervoso, come il fluoro intacca la ghiandola pineale, quella responsabile della percezione della nostra realtà, e ce lo mettono dentro i dentifrici, dentro all'acqua. Per legge ci deve stare nell'acqua, per legge qualcuno ha deciso che dobbiamo essere rincoglioniti. In televisione ci dicono sempre bugie, ci fanno confusioni, ci sono persone pagate che fanno strategie della tensione o comunque inventano certe cose che... C'è Italo Cillo che ultimamente ha fatto un podcast, il 35, cioè, dove parla proprio di come delle persone vengono traviate in continuazione attraverso dei personaggi che vengono pagate per tenerli tutti sotto base. Perché vuoi vedere che un popolo si rende conto che è schiavo? E dopo non lavora più, dopo non produce più, non sta lì a dare il consenso ai loro padroni, per cui sì, deve, guarda, essere diviso. Stanno usando ancora il metodo. È il concetto che ho affrontato ieri con Enrico Dell'Oglio, io gli ho fatto un'intervista l'altro giorno. Il concetto è questo, cioè non c'è necessariamente un complotto dietro, ma c'è anche, può esserci anche, è l'ignoranza dell'individuo che, non facendosi domande, non andando a verificare le informazioni che riceve quotidianamente sulla coscia, ovviamente non sta lì nel sistema, non si ribella, non fa nulla. E questo accetta. È il punto. Accetta. Non c'è più da accettare, cioè guardiamo bene quello che stiamo, come un cucchiaino che ci viene sempre porto davanti, guardiamo prima di metterlo in bocca cosa ci sta dentro, fidati che basta poco guardare, cioè bisogna avere solo il coraggio di aprire gli occhi, ormai ci sono troppe oggettività davanti agli occhi di tutto il mondo, basta solo non essere distratti, adesso siamo distratti, ci hanno rubato il tempo, fratello mio, ci hanno rubato il tempo, Dennis. Non abbiamo il tempo di informarci, siamo stanchi quando torniamo a casa. E come fai a informarti? Devi guardare la televisione, che è un'altra droga, è un altro strumento di controllo. Che poi dicono dovete pagare il canone RAI. Allora, io solo per discutere eticamente proprio del canone RAI. Cioè, se io ho un televisore, devo pagare un canone RAI? Devo pagare un servizio che è un servizio... È una cosa solo che si può offrire, non è che si può imporre, no? Poi mi devi spiegare il servizio che mi dai, qual è? Se me lo devi quantificare, me lo devi dimostrare. Anche perché se io fino a t'ho pagato e vengo a scopro che fino a oggi la televisione che ho pagato è stata usata contro di me per manipolare il mio pensiero. Cioè, allora io sono stato danneggiato, sono stato truffato, e questo è un atto criminale, se è così. Io adesso sto dicendo, è così? Verifichiamolo, perché se dovesse essere così, è una cosa molto grave. E tutti coloro che fino ad oggi hanno pagato, dovrebbero farsi rimborsare, dovrebbero, eventualmente se è così, dovrebbero sequestrare proprio gli uffici da RAI, dire... Tu fino ad oggi hai proposto questa verità, non ci risulta che era la verità. Si potrebbe dire se eventualmente qualcuno ha scoperto la verità. Per dire, la contestazione è dire, ok, tu mi stai proponendo un servizio, ma chi te l'ha chiesto?
Cioè, solo l'Italia sta pagando questa truffa. E l'Italia è importante che siamo ben abituati, come abbiamo detto in un'altra intervista, che siamo belli separati, schiavizzati, perché dall'Italia è nato tutto quanto il problema e dall'Italia deve finire. E sanno che gli italiani hanno un impatto a livello mondiale. Riuniamoci italiani, fratelli miei, riuniamoci, perché abbiamo tutte, prima di tutto abbiamo il coraggio, il valore e le eccellenze a livello mondiale, l'abbiamo tutte qua in Italia, e non perché uno vuole fare il vanto, perché io voglio dire, mentre, quando mi giro intorno nel mondo vedo personaggi veramente eccellenti che si riferiscono all'Italia, vengono da noi, Marco Bonifacio che se n'è andato, ma avete fatto scappare Marco Bonifacio da Bangkok, l'avete fatto andare a Bangkok. Cioè, ma la vogliamo finire di far scappare le eccellenze? Ma perché ci fa una cortesia a lui, perché se ne va comunque è un fratello, c'è un valore. Cioè, poi è una persona culturata, no? Voglio dire, vediamo qua il valore. Certo. No, io non scherzo, però per dire, cioè, visto che qua dall'Italia possiamo fare la differenza, l'abbiamo sempre fatta. Marco mi ha raccontato l'altro giorno, anzi, se tu volessi ridirlo nuovamente, è importante perché è storia. Cioè, il popolo italiano a livello ciclico ha sempre fatto la differenza. Ah, scusate, perché l'impero romano è nato è partito dall'Italia? Perché il Vaticano sta in Italia. Cioè, ognuno si deve fare un po' di ragione, poi ognuno non è perché può capire tutto, però voglio dire, rendiamoci conto che possiamo fare la differenza se ci uniamo. Marco, certo. Qui, tu che ne pensi? Dennis? Certo, è così, è normale. Ma persino l'Inno d'Italia, no, dice non siamo popolo perché siamo divisi, no? Sai, no, l'Inno d'Italia. Mica sono cazzate, quindi. Va bene. Fatemi, comunque. Non so se volete parlare di qualcos'altro, oppure possiamo finire qui. Anche perché io adesso sinceramente avrei da fare, però possiamo continuare nei prossimi giorni. Senz'altro. Va bene. Ci facciamo sentire noi, vi facciamo qualche aggiornamento su come va la fondazione. Come andrà la fondazione? Sì, e Marco ovviamente tu ci servi. Tu ci servi perché ci parli un sacco di cose interessanti, ovviamente. Ti chiameremo spesso. È un genio. Va bene, è stato un piacere parlarvi. Ciao. È stato un piacere per me, Dennis, ti ringrazio per la disponibilità e per l'invito. Grazie a te. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao.